Concerti ed esibizioni musicali da giugno ad agosto è tutto pronto per la rassegna internazionale Suoni della Murgia, che giunge alla sua 22esima edizione, che quest'anno allarga il suo raggio d'azione. Oltre ad Altamura vedrà coinvolti i territori di Andria, Terlizzi, Corato, Minervino, Murgia e Santerama in Colle, tra masserie storiche e i cortili dell'omonimo Parco Nazionale. Il tema di Suoni della Murgia, con la consueta direzione artistica di Luigi Bolognese, sarà la Puglia imperiale, quasi un fil rouge che contrassegnerà alcune tappe in programma, tentando di riannodare le tradizioni musicali di vari paesi del Mediterraneo con quelle pugliesi dell'Italia meridionale, in particolare nel segno del Medioevo e della fioritura artistica e dell'innovazione culturale promosse in Puglia, per esempio, da Federico II di Svevia. 20 in tutto gli appuntamenti in programma. Nel ricco cartellone spiccano i nomi dei Radicanto, Scarlett Rivera, violinista di Bob Dylan, Michael McDermott, premio Tenco Internazionale alla Carriera 2022 e Vito Nicola Paradiso. Non mancheranno sconfinamenti in altri generi culturali e artistici, in particolare i libri e il cinema, con lo scrittore e saggista Onofrio Arpino e poi con il regista Corrado Bungaro, ma anche con omaggi a Massimo Troisi e Ennio Morricone. La serie di appuntamenti in programma culminerà nelle serate finali del 26 e 27 agosto, rispettivamente nello splendido scenario di dimora a Cagnazzi, nei pressi di Altamura, e nel borgo antico di Sovereto a Terlizzi, con lo spettacolo musicale Pietrafonie.